Sono praticamente chiuse le indagini per la morte di Namiri Ayoub, lo studente iscritto a matematica che ieri si è lanciato dall'alto del parcheggio multipiano dell'Ateneo di Salerno. Una tragedia che ha sconvolto la comunità studentesca universitaria, ma anche quella di Lacedonia, in Irpinia, dove il giovane viveva da anni insieme alla famiglia. Namiri, dopo aver picchiato la fidanzata in seguito all'ennesima lite, forse sconvolto per l'accaduto, ha deciso di farla finita. La ragazza è stata ricoverata con diversi traumi facciali e a quanto pare non era la prima volta che le discussioni tra i due finivano in violenza. Intanto il sindaco di Lacedonia testimonia il dolore dell'intera comunità irpina, dove la famiglia Ayoub era molto integrata. È una famiglia conosciuta e integrata. Non sono marocchini, ma io mi permetto di dire che prima ancora di essere italiani sono lacedonesi, perché stanno qui da tanti anni insieme a anche agli altri parenti e si sono ben integrati. Quindi veramente è una notizia che ha sconvolto tutta la comunità, tant'è vero che anche noi proprio come comunità ci stiamo impegnando per dare il nostro supporto, non solo come presenza fisica ma anche materiale, perché in questi casi le spese anche per sostenere un funerale sono molto ingenti, tant'è vero che comunque bisogna trasportare la salma in Marocco. Abbiamo anche allestito un nel polifunzionale un momento di preghiera e di accoglienza, momenti di preghiera non solo di preghiera musulmana ma anche di preghiera cristiana.